Bella a tutti ragazzi e benvenuti su The Fifth Descendant. Oggi ragazzi vi spiegherò un metodo veramente veramente facile per livellare su questo gioco. La prima cosa ragazzi che vi ricordo è di supportarmi con link in descrizione, il mio codice creatore ragazzi, qualsiasi cosa voi shoppate, pass battaglia o qualsiasi cosmetico, mi raccomando avete il link in descrizione. Per livellare ragazzi la prima cosa che vi consiglio è di rigiocarvi tutte le missioni, le cosiddette operazioni di filtrazioni che avete già giocato in precedenza, ad esempio Deserto Agna, Vespri, tutti quelli ragazzi che volete, Paludo dell'Eco. Sono missioni molto semplici, quelli danno reattori, armi, monete, tutto quello ragazzi che avete a disposizione che vi serve, e soprattutto livellate veramente veramente tanto, come è giusto che sia. Come seconda cosa ragazzi, andate da Albion, venite qua e fatevi le operazioni speciali. Sarebbero le piccole ondate, voi dovete sopravvivere per un determinato tempo oppure determinate ondate, e più sopravvivete ragazzi più vi daranno ricompense, esperienze eccetera. Io l'ho usato e veramente sono stato mezz'ora a giocare, veramente ragazzi, ma tante di quelle esperienze che neanche facendo 20 missioni vi daranno. Come terza cosa ragazzi, può essere la cosa più scontata di tutti, fatevi le missioni secondarie. Ad esempio io c'ho questa qua, l'anda sterile, che ancora non ho fatto, posso farmi, le trovate con l'icona azzurra. Poi fatevi le altre missioni, ragazzi, fatevi i reattori, giocatevi anche soprattutto, questa è la cosa più importante, sono i frammenti del vuoto, fatevi i frammenti del vuoto, veramente veramente importante ragazzi. Poi come ultima cosa, non meno importante, ragazzi, il boss. Andate qui in basso nella mappa, adesso non li ho sbloccati tutti, però quelli che ho sbloccato rigiocateli, fateli fuori, ragazzi, danno troppa esperienza, danno anche dei materiali amorfi, ad esempio lo squadra è un materiale amorfo, lo squadra è un altro. Io ragazzi, usando questi metodi e livellando veramente veramente tanto, sono arrivato con DSA a livello 40, come vedete in alto a destra. Se volete allenarvi o riscaldarvi, andate nel laboratorio con il livello di padronanza 8, basta andare da lei, accedere, fare entrare il laboratorio, potete avviare tutte le ondate che volete, scegliere le vostre armi, corpi infiniti, potete ragazzi divertirvi e passare tantissimo del tempo cazzeggiando, però allo stesso tempo provando nuove armi, quindi secondo me ci sta. Io un'altra cosa che faccio, vado sempre a lui, quindi vendo oriettori oppure mi ripotenzio, sarebbe la schiena, vado, lui mi adesso mi potenzia il modulo, adesso lo so qua, no, ma si vado qua, potenzia. E lui potenzia tantissimi moduli, qua avete anche la capacità, quindi state attento a non superarla. Un'altra cosa che vi consiglio ragazzi, andate da Anais e fatevi i progetti, che ha veramente veramente tanta esperienza, soprattutto anche se non siete esperienza, vi dà certe armi ragazzi che vi giuro distruggono. È uscita da pochissimo ragazzi la nuova stagione, la stagione 1 di The Fifth Descendant, grazie mille che mi hanno regalato tantissime tantissime armi in realtà e altre robe cosmetici in gioco. Raga, il tutorial finisce qui, fatemi sapere nei commenti se ne volete altri, vi ricordo link in descrizione per il codice creatore, ci becchiamo alla prossima. Bella!